appuntamento ormai annuale importante che l'Associazione Spazio Ambiente di Robertino Perfetti porta avanti con grande impegno, cerca di creare questa cultura della difesa e dell'apprezzamento dei beni ambientali che è abbinata alla cultura della solidarietà, perché poi serve anche per finanziare opere che possano arrivare ai bambini in difficoltà. Quindi mi pare una bella iniziativa. Quest'anno l'iniziativa verterà sul mare, la valorizzazione del bene marino, e in una regione come Marche che punta molto sull'aspetto turistico e sulla pesca. Voglio ricordare che noi abbiamo avuto nel 2016 17 bandiere blu, credo che sia un fatto importante anche per questo, e quindi importante la presenza della regione.